Papa Francesco questa mattina a casa Santa Marta ha pregato perché in questo tempo caratterizzato dalla pandemia e da un nuovo silenzio possiamo crescere nella capacità di ascolto. Nella introduzione il Papa ha pensato all'opportunità che ci è offerta dal silenzio di questo periodo. Invece, nell'omelia, Papa Francesco ha commentato il passo degli Atti degli Apostoli che descrive la vita dei membri della prima comunità cristiana che avevano un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune e nessuno era nel bisogno. Sentiamo. In questo tempo c'è tanto silenzio, anche si può sentire il silenzio, che questo silenzio, che è un po' nuovo nelle nostre abitudini, ci insegni ad ascoltare, ci faccia crescere nella capacità di ascolto. Preghiamo per questo. Nascere dall'alto. E nascere con la forza dello Spirito Santo. Noi non possiamo prendere lo Spirito Santo per noi, soltanto possiamo lasciare che Lui ci trasformi. E la nostra docilità apre la porta allo Spirito Santo e Lui è chi fa il cambio, la trasformazione, questa rinascita dall'alto. È la promessa di Gesù di inviare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è capace di fare delle meraviglie, cose che noi non neppure possiamo pensare. Un esempio in questa prima comunità cristiana, che non è una fantasia questo che ci dicono qui, è un modello dove si può arrivare quando c'è la docilità e si lascia entrare lo Spirito Santo e ci trasforma. Una comunità, diciamo così, ideale. È vero che subito dopo di questo incominceranno dei problemi, ma il Signore ci fa vedere fino a dove potremmo arrivare se noi siamo aperti allo Spirito Santo, se siamo docili. In questa comunità c'è l'armonia. Lo Spirito Santo è il maestro dell'armonia, è capace di farla, l'ha fatto qui. Ma poi la storia ci dice, lo stesso libro degli Atti degli Apostoli, di tanti problemi nella comunità. Questo è un modello, il Signore ha permesso questo modello di una comunità così, ma quasi celeste, per farci vedere dove dovremmo arrivare.